Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi siamo qua con un nuovo primo contatto molto molto particolare perché siamo impegnati con Shattered Tale of the Forgotten King, un gioco attualmente in pieno sviluppo, attualmente in pieno crowdfunding, per cui in descrizione trovate anche il link al Kickstarter che tra l'altro sta per concludersi, un gioco indie di altissimo valore che adesso andremo un po' a sviscerare insieme in questa versione ancora pre-alpha, per cui parliamo di una build molto molto prematura, se così vogliamo dire, ma che dovrebbe dimostrare e mostrarci chiaramente quelle che sono le potenzialità di questo progetto. Per cui io partirei subito con un new game e vediamo cosa ci attende oggi. Allora, vediamo prima di tutto se... Sì, ok, siamo in grado di giocarlo anche col padre, nonostante sia una fase ancora di alfa piena, ma... Allora, X per pari. Intanto lo stile grafico è assurdo, in senso buono lo dico, molto molto particolare. Vabbè, parliamo con il nano con gli occhi brillanti. Allora, chi si sveglia nell'ombra? Non puoi parlare? Interessante, non sei il solo. È sempre stato un mondo silenzioso, più o meno. E le tue memorie, i tuoi ricordi? Niente? Non importa. Almeno sai dove ti trovi? No, ovviamente no. Sei arrivato troppo tardi. Questo posto? Dunque, sei nel cuore del limbo, un frammento di ciò che si cela sotto la terra, diciamo. Non c'è niente da fare qui, tranne che contemplare l'eternità camminando. Almeno tutto è calmo, silenzioso, sereno. I demiurghi ignorano la nostra esistenza e ci lasciano in pace. Non so da dove vieni, ignoro anche come tu sia arrivato qui. Probabilmente sei caduto in una spaccatura durante il cataclisma, come noi. Ma sei qui, no? Altri non sono stati altrettanto fortunati. Che angoscia! Ok, quindi siamo nel limbo. Vabbè, finito il discorso, sì. Va bene. Sono leggermente angosciato. Allora, qua non c'è niente. Allora, io posso attaccare. Dunque, ho un attacco rapido. Un attacco potente. E noto in alto a sinistra una barra di stamina molto simile a quella di Dark Souls. Per cui ci saranno combattimenti che implicano una gestione della stamina piuttosto marcata. Poi, altre azioni che ho. La rotolata. E basta. Ok. Vabbè. Ah, per saltare. Ah, quindi ho anche un doppio salto. Ok. Poi. Vabbè, per sfoderare la spada e rifoderarla con Y, LB per parare, ok. E lo stick destro per bloccare... Ah! Non c'è nessun reticolo. È piuttosto complicato. Bene, sono morto. Mamma mia, non è cominciata proprio benissimo. Spero c'è... Ah, ok. Chiaro. Vabbè, non è andata come speravo al primo giro, ma cercheremo di essere all'altezza della situazione. Salve. Sta menando come poche cose al mondo sto coso. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso due di non so cosa. In basso a destra c'è un indicatore ambiguo. Parliamo con lui. Allora, fai attenzione. Lui è un hierarch. Un caduto. Quasi vivo, insomma. Non molto intelligente. Ha intrappolato se stesso da solo tra questi due cristalli. Ma attenzione perché è ancora pericoloso, infatti ci ha ammazzato una volta.
Quindi si era intrappolato da solo, beh, un furbone. Dunque. Ah, ok, quindi con il D-pad premendo in basso mi curo. A saperlo prima. Usando l'essenza del limbo, che erano quella cifra in basso a destra che mi ha curato. Ok. Quindi qui le anime si usano per curarsi. È una sorta di Souls-like per certi versi. Molto particolare perché. Ci arriverò là se faccio un doppio salto, sì. B nell'aria per uno scatto. Bene. Speriamo bene. È uno dei Souls-like con maggiore mobilità che abbia visto in questi anni. Molto strano, non ho parlato, a nessuno per un po'. La mia lingua è secca. I tuoi pensieri sono opachi, lo sai? Posso sentirli a malapena. Vabbè. C'è questo mondo molto oscuro, molto ambiguo. Aiuto. Ah, ecco, un altro bel nemico. Fa piacerissimo. Guarda, ce n'è un altro. Lo terrei d'occhio se fossi in te. Manco poco. Dunque, vabbè, lo stick destro per muovere la telecamera. Ce l'ho. Allora, intanto lo prendiamo di mira. Ok, bene, anche parandomi. Bene, non. Mi sono curato, ma non ha prodotto grandi risultati. Oh, sì. No. Vabbè, mi sono ripreso. Dunque. Riproviamoci. Vabbè, è andata più facilmente di quanto avrei previsto. Devo andarci un po' più convinto, probabilmente. Solamente quello. No! Ma che amarezza! Ma che amarezza atroce! Vabbè, come non detto. Gioco veramente particolare comunque. C'è questo clima di angoscia che. Non è. Ma è ancora vivo? Bella, mi ha lisciato. Bene. Allora, riuscirà il nostro eroe a non morire? Mamma mia, io poi sono sempre stato veramente scarsissimo in questo tipo di cose. Ok. Salve. È tipo troppo grossa la signora. Attiva. Non so bene a che pro, ma l'ho attivato. Vabbè, parliamo con la signora con la chiave. La signora con la chiave non ci posso parlare, vabbè. Provo ad attaccare, signora. Vabbè. Come non detto. Allora. Io l'ho già attivata sta cosa, ma quindi. Ah, si è aperto un ponte. Io intanto mi curo, eh. Preferisco onde evitare drammi. Limbo. Ok. Pieno limbo. Quindi. Ci sono diverse stanze. Quale prendo? Parliamo col nano. Dunque, non ti arrendi facilmente, vero? Questi cancelli sono vecchi. Vecchie reliquie, diciamo. Vengono da Narayana, credo, il mitico trono del re, il leggendario trono del re. Seguono Koron, a meno che non li abbia creati lui. Non sto capendo. Forse sono uno solo. Oppure lui è l'unico. O forse lui è l'unico del. L'unica manifestazione, la loro unica manifestazione, mi chiedo. Conducono al regno o a ciò che ne rimane? Miosis, Midriase, Fuscant, le tre parti rotte di Hypnos. Non esattamente il tipo di posto in cui vorremmo andare. Così tante domande. C'è qualcuno?
Qualcuno che può rispondere a tutte le tue domande, risvegliare qualsiasi ricordo, ridarti il tuo nome. Ma lui se n'è andato eoni fa. Non sei sconcertato? La tua ambizione ti fa onore. Potremmo interrogarci su chi tra noi due sia il più pazzo. Io posso guidarti, forse, attraverso le rovine del mondo. Ne ho avuto abbastanza. Insomma, è anche ora che io inizi a fare qualcosa di utile, anziché attendere la fine, no? Dunque, questa porta conduce a Miosis. È l'unico percorso che un neonato come te può sperare di prendere. Tuttavia, ci sono terribili meraviglie che si nascondono dietro questa porta. Poteri oscuri regnano lì e i loro servitori e le loro legioni. Io e te potremmo non sopravvivere. Per cui ascolta bene, ascolta i miei sussurri. Troviamo il re di questo mondo infranto. Cavolo. Ma la porta non ce n'è solo una, c'è questo piccolo problema. Ah, ecco. Vabbè, io prendo questa che sembra molto vicina. Preferisco. Allora, cordierite. C'è questa alternanza fra ambienti bidimensionali e tridimensionali. Allora, le storie dicono che Cordierite è la città più vecchia del Miosis. Un sacco di tempo fa i suoi cittadini hanno creato uno dei più rari concetti eterei, l'alchimia. Sono diventati semidei capaci di manipolare la materia. Tra le mura di Cordierite possiamo ancora sentire l'eco dell'arsenico, dell'Arsenic's Copper Song. Vabbè, insomma, vedrai tu stesso. Ecco, andiamo a vedere noi stessi. Comunque, pensavo che sta alfa demo fosse più breve, sinceramente. Mi aspettavo una cosa molto più contenuta, invece. Ah, questo è un percorso. È completamente chiuso e col doppio salto non riesco a superare. Va bene. Ho rischiato tipo la vita. Attiviamo. Ok. La cosa che mi manda ai pazzi è solamente il fatto che non ci sia l'indicatore di vitalità nei nemici. Quella è una cosa che un po' mi indispone. Aia. Basta palla? No, eh. Speravo di poterci fare qualcosa. Ok, è morto! Miracolo! Via, via, avanziamo. Senza paura. Dopo tutte queste chiacchierate, è il momento di agire. Agiamo. Attiviamo. Aia. Ma sempre tutta la consuma però. Non c'ha molto senso sta cosa. C'è cioè, chi io ammazzi. Cioè che io abbia un punto, ne abbia tre, mi cura sempre al massimo e mi consuma sempre tutto. Non la capisco sta cosa. Vabbè, comunque è veramente intricato come pochi. Altro che Dark Souls qua. Come complessità ambientale, il bordello vero, aia. Vabbè. Riguriamoci. Comunque ho detto una cretinata, non è vero che mi cura sempre. Che mi cura tutto completamente, indipendentemente dal momento. Ok. Mi attivate la faccia parlante così? No, eh. Aiuto! No! Non voglio morire! Mamma mia! Al pelo proprio!
Oh, vediamo un po'. Quattro frammenti. Io ne vorrei consumare uno solo. Oh, meno male. Che è successo? Molto particolare comunque come gioco. Non so ancora definirlo, sinceramente. Né so dire onestamente se mi piaccia o meno. C'ha un che di molto ambiguo ancora. Ma ci sono alcuni aspetti che mi piacciono tanto, come appunto l'ambientazione, la trovo carinissima, molto ispirata e anche di grande impatto, a dire la verità. Però il combat system non mi esalta. Lo trovo troppo classico e un po'. Ecco, infatti. Il gameplay è anche un pochino da raffinare un po', ecco. Cioè sembra. Oh no! Sembra un pochino vecchiotto come impostazione, come concept, sinceramente. Quello è un qualcosa che un pochino mi spiazza. Però a livello artistico, quello sì, quello mi sembra una bomba. Spero solo che, insomma, ottimizzino un po' il discorso del gameplay, perché quello onestamente sembra un pochino troppo antiquato per poter risultare davvero appetibile, ecco, a un pubblico che non sia esclusivamente di mega appassionati. No! Non so perché, ma non mi stanno più colpendo. Non che mi dispiaccia la cosa, ma onestamente. Dai. No, ho sbagliato completamente strada. Sì, però non mi potete far rifare tutto. Cioè, veramente da pazzi. C'è un checkpoint ogni tanto. Vabbè, io ti supero, addio. Tanto nessuno mi obbliga a doverti eliminare. Anche perché il sistema di. Ah! Non è ancora ben chiaro se ci sia un sistema di progressione. Ah, dove mi trovo? In un posto tanto tanto ambiguo. Arrivederci. Andiamo a saltarli tutti così vediamo. Tanto ormai il combat system l'abbiamo inquadrato. Vediamo il resto. No, credo che non sia. No, posso andarci. E anche l'esplorazione è abbastanza ambigua per il momento. Cioè adesso sto andando a sinistra, ma non ho ben chiaro dov'è che dovrei andare, sinceramente. No, sto ritornando indietro. Vabbè, ragazzi, io direi comunque a questo punto, tanto essendo un primo contatto, lo scopo era quello di rendersi conto di come fosse questo Shattered. E devo dire che per certi versi, appunto, mi intriga. Tanto considerando che siamo ancora in pieno sviluppo, sicuramente ci saranno parecchi stravolgimenti da qui alla fine dello sviluppo. Per cui, niente, vedremo come si evolverà la cosa. Visto e considerato che il Kickstarter, salvo sorprese, come potete vedere in descrizione, insomma, cliccando sul link, è praticamente andato a buon fine. Per cui, credo che ne sentiremo ancora parlare. Detto ciò, ragazzi, io vi invito a farmi sapere cosa ne pensate. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.